passato la vita cercando di dare risposte alle domande che mio padre e il padre di mio padre si erano posti inutilmente. Chi erano i Precursor? Perché hanno creato i grandi monoliti che vediamo su tutto il pianeta? Come riuscivano a controllare l'eco, l'energia vitale del mondo? Qual era il loro obiettivo? E perché sono scomparsi? Ho chiesto alle piante, ma non ricordavano. Le piante hanno chiesto alle rocce, ma neanche le rocce rammentavano. Neanche le rocce riuscivano a ricordare. Ogni goccia del mio sangue mi dice che tutte le risposte giacciono sulle spalle di un giovane, ignaro del suo destino, a cui non interessa la ricerca della verità e che rifiuta il mio consiglio. E d'altra parte, perché dovrebbe dare ascolto al vecchio Samos? Io sono solo il maestro dell'Eco Verde, uno degli uomini più saggi del pianeta. Purtroppo, sembra che le risposte non nascano mai da attente ricerche o da profondi ragionamenti. No. Proprio come molti dei misteri del fato, nascono semplicemente da un piccolo atto di disobbedienza. Ehi, ascolta, Jack! Il vecchio Verde ci aveva detto di non venire qui! Deve continuare la tua ricerca di artefatti eco. Se gli indigeni hanno degli oggetti Precursor, sai bene che cosa fare. Regolare i conti con chiunque osi allontanarsi dal villaggio. Per il resto lo attaccheremo a tempo debito. Insomma, che stiamo facendo qui, Jack? Questo posto mi fa venire i brividi. Stupida spazzatura dei Precursor. Ehi, che cos'è quella robaccia scura? Non promette niente di buono. Il saggio ha farneticato qualcosa sui Precursor che avevano costruito questo luogo. Dove saranno andati? Perché l'avranno costruito? Ora, se devo dire la verità, i globi Precursor e le batterie mi piacciono, ma secondo me i Precursor erano solo dei perdenti. Si è accesa! Come diavolo hai fatto? No, Jack, credo che siamo nei guai! Se brucia! Te l'avevo detto che non dovevamo venire qui, perciò... Che c'è? Ok, ok. Va tutto bene. Sto bene. Adesso si può sapere cosa volete da me, voi due! Ecco, noi eravamo... cioè, io... No, non dirmelo! Invece di darmi retta, voi due siete andati a combinare guai nell'unico posto che vi avevo detto di abitare assolutamente! L'isola della nebbia! Sì, esatto, e poi... E poi, Dexter, ti sei fatto finalmente un bel bagno! Ma in una pozza di eco scuro, dove ti sei ridotto così? Bene, ora vuoi continuare a ciarlare o vuoi aiutarmi a risolvere questo casino? Penso che continuerò a ciarlare perché a mio parere la trasformazione è un notevole miglioramento! E d'altra parte, non potrei aiutarti neanche se volessi! Cosa?! C'è soltanto una persona che ha studiato l'eco oscuro abbastanza a lungo da poterti far tornare alla tua forma originaria. Gol Acheron il Saggio. Ma Gol vive nel lontano nord, nel lontanissimo nord. Nessuno gli parla ormai da anni. Ti teletrasporterai lì, ma purtroppo non posso farlo, visto che dei tre saggi che custodiscono i teletrasporti ormai non si hanno notizie da tempo immemorabile. L'unica altra via è a nord e passa attraverso il canyon di fuoco. Ma è un terreno vulcanico, potrebbe fondere anche il metallo Precursor. Non puoi attraversarlo a piedi. Ma potresti tentare di sorvolarlo se avessi uno zoomer con uno scudo contro il calore. Per puro caso io starei lavorando su un gingillo del genere in questi giorni.
Mi servirebbero solo 20 batterie per avere abbastanza energia da resistere al calore del canyon. Vero, papà? Certo, Kiera, potrebbe funzionare. Ma questo giovane ragazzo è la creatura. Dove troveranno 20 batterie? Là, al villaggio. Molti laggiù hanno una o due batterie nascoste da qualche parte. Anche se loro non saranno dell'idea di scambiarle, mettete nelle loro mani qualche globo precursor e riuscirete a raggirarli. E scommetto che ce ne sono molte di più abbandonate nel deserto in attesa che qualche prode avventuriero vada a recuperarle. Beh, ecco finalmente il coraggioso avventuriero! Coraggioso avventuriero? Voi due non riuscireste a uscire dal villaggio senza allenamento. Prima di fare qualunque altra cosa, fareste meglio ad andare al teletrasporto per allenarvi sulla roccia del geyser. Non è che troveremo ancora dell'altra brutta robaccia oscura, vero? Non vorrei caderci dentro di nuovo e diventare come te. Entrate subito lì, prima che vi trasformi entrambi in felci. Non puoi tornare indietro attraverso il teletrasporto finché non avrai trovato le quattro batterie su quest'isola. Questo apparecchio è un comunicatore. Con questo mio padre e io potremo contattarvi in qualsiasi momento durante l'avventura. Quelle cose fluttuanti a forma di uovo sono i globi precursor. Raccoglietene abbastanza e gli abitanti del villaggio li scambieranno con una batteria. Il manufatto precursor più importante che si possa trovare. Dovete raccogliere 20 batterie se volete energia sufficiente ad attivare lo scudo di calore del vostro zoomer antigravità. Ehi, avete trovato una delle mie mosche scout. Mandate 7 in ogni area alla ricerca di batterie, ma i Lurker devono averle catturate tutte. Tutti i manufatti precursor che finora erano rimasti inattivi per anni.
Quelle piccole sfere verdi sul terreno sono una varietà di eco. Raccogline 50 piccole oppure una grande per incrementare la tua energia. Puoi saltare una volta, quindi spiccare un altro salto mentre sei in volo per raggiungere piattaforme molto alte. Ottimo allenamento, ma questo non è nulla in confronto alle sfide che ancora vi attendono. Ah, non c'è nessun problema. Dobbiamo darci una mossa, vero Jack? Ci piacerebbe restare a parlare con l'omino verde, ma ora dobbiamo riprendere le nostre fatiche. Bene, bene. Allora partite per l'avventura. E mentre viaggiate in cerca d'avventura, cercate almeno di rendervi utili. Quei raccoglitori di eco verde si sono intasati di nuovo. Andate all'estremità più lontana della spiaggia e dategli una pulita. Seguite le lampade. Vi condurranno fin laggiù. E ora tutti quanti... fuori di qui! Dolcezza, che ne diresti di fare un giro su questo zoomer antigravità, eh? Regola numero uno, mai uscire con animali. Ah, peggio per te, non sai cosa ti perdi. Ehi! Ascolta, se ti serve qualcosa per occupare il tempo, mio padre mi ha parlato più volte di un antichissimo condotto realizzato dai Precursor, nascosto nel sottosuolo. Le tubature sfociano nei camini di ventilazione. Da alcuni di essi l'eco fuoriesce liberamente, altri sono stati bloccati. Deve pure esserci un modo per riaprire quei camini. Io ho individuato una parte del condotto al Tempio Proibito. Magari potresti cercare laggiù qualche interruttore. Sempre nelle scatole rosse. Oh no,
No, non ditemi che anche voi due avete qualche problema. Prima mi riferiscono che sono stati avvistati dei mostri vicino al villaggio e ora questo. Vedete quei congegni lassù, li vedete? Vedete che non si muovono? Significa che il nostro villaggio è rimasto senza energia. L'ecoraggio che proviene dal tempio della giungla è stato interrotto e sapete, ragazzi miei, sono tutti troppo spaventati per andare là a scoprire che cosa è successo. Hai pagato la bolletta? Che cosa? Ma che sciocchezza! Sentite, se voi due riuscite a sistemare l'ecoraggio, io vi darò una batteria. Aspettate, c'è un'altra cosa. Ecco, voglio dire che se per caso foste interessati a dare un contributo alla campagna per la mia rielezione, io potrei decidere di separarmi da un'altra batteria. Ecco, il contributo minimo è... è modesto. Solo 90 globi precursor. Ecco, allora, caro il mio ragazzo, mi cogli in un momento veramente inopportuno. Sai, ieri stavo finalmente per mettermi in viaggio, ma mi sono reso conto di essere a corto di vecchi globi dei precursor. Per mille balene, io avrei giurato di averne 90. Credo che quel tuo giovane amico, sì, quel tipo irritante, brutto e miserabile, me li abbia appena rubati, solo per divertirsi un po'. Comunque, potresti essere così gentile da prestare al tuo vecchio zio 90 globi dei precursor, in modo che possa mettersi in viaggio. In cambio ti offrirei una bella batteria. Esserino peloso! Oh, per un attimo avevo pensato che fossi la mia musa. La tua cosa? Non avete mai visto una musa prima d'ora? È una specie di scoiattolina luminosa, grande così, piena di coraggio e matta come una cavalla. Certo, capito! Sarebbe una specie di amicone. Se devo dire il vero, senza la mia cara musa non riesco più a scolpire niente. Ma quando lei è qui con me... vedo la bellezza in ogni cosa, sapete? Ora invece non farei di Cesello neanche una scatola. Credo sia scappata all'isola della nebbia. Spero solo stia bene. Vi darò una batteria se me la riportate. Ehi, un momento! Noi non abbiamo alcuna intenzione di tornare sull'isola della nebbia. Dico bene? Ma questo uccellino è veramente molto malato. Non mi pare tu sia molto meglio, piccola. Oh, scusa, credevo che fossi un ring fring dal petto a macchie arancioni. Sapete, ieri ho visto certi esseri terribilmente malvagi catturare una femmina di Flat Flat sulla spiaggia. Così il suo povero vetto è rimasto orfano in un nido in cima alla scogliera e io non riesco ad arrivarci. Se poteste arrampicarvi fin lì e spingerlo giù. Ho messo del fieno sotto la scogliera, atterrerà senza rompersi. Fate questo piacere a una vecchia signora e io vi darò una bella batteria. Oh, quello è proprio grazioso. Pare che si trovi nella giungla, nella parte meridionale del fiume.